Onofrio Pullo, una vittoria che era nell'aria, la vostra, sulla base, diciamo, di quello che ha detto la gente durante i giorni della festa? Diciamo di sì, che anche il voto popolare ha fatto sì che la nostra vittoria sia stata capita e noi siamo contentissimi. Ancora ad oggi, fino a questa notte festeggiavamo qua e ancora non abbiamo smesso di festeggiare, diciamo. Siamo nelle fasi di smontaggio e subito dopo andremo in campagna a festeggiare. Vittoria che arriva da lontano 2016 che non vincevamo, emozioni uniche, bellissimo. Qual è stata la carta vincente a tuo parere di questo carro? Qual è stato quel quid in più? Secondo me, noi diciamo che quando siamo andati a mettere su carta il progetto abbiamo fatto quel piccolo rischio, che il carro non era il solito carro, diciamo, che si presenta a Sciacca, ma abbiamo giocato un po' d'azzardo, un carro più alla Via Regina, con questo mangiafuoco qui davanti d'impatto, con queste marionette che erano appese così con i fili alle mani, e diciamo che secondo me è stata la carta vincente. In questi giorni, ma già da tempo, ma certamente anche nelle prossime settimane, si parlerà molto del prossimo carnevale, di dove farlo svolgere. È chiaro che se dovesse tornare in centro storico magari ci sarebbero dei limiti. A vostro parere la sfilata è proprio un elemento, la sfilata del carro, un elemento al quale non si può rinunciare, o anche la collocazione del carro in una piazza, il carro illuminato con i movimenti e con lo spettacolo del gruppo potrebbe andare bene? Secondo me l'anima del carnevale è il carro, così come sono poi i gruppi, e quindi il carro deve sfilare. Che sia centro, che sia Perrera, il carro deve sfilare, quindi è l'anima proprio del carnevale, il carro allegorico. Ecco, per uno come te, per concludere, che per tanti anni ha partecipato al carnevale in centro, come ti sei trovato, diciamo, in questa manifestazione alla Perriera? Già dallo scorso anno, diciamo che così come è stato organizzato quest'anno, è stato organizzato ad hoc e non c'è nulla da dire. Il centro storico ha sempre il suo fascino, ma giustamente il carnevale, come ho detto in altre interviste, è giusto che si faccia e che questa macchina vada avanti, quindi, perché è una risorsa fondamentale per la città.